Bene, buona serata a tutti, grazie per essere qui e per condividere insieme la visione dei cataloghi e anche le testimonianze che provengono dai coordinatori dei laboratori del Dipartimento Cultura. Il tema è confini ed è il tema che in pratica è stato sviluppato tra il 2022 e il 2023. Quest'anno, viceversa, è stato rilanciato il nuovo tema che è Totem e Tabù e che coprirà ovviamente la seconda metà dell'anno 2023 e sarà sviluppato nel 2024 nella stessa modalità che abbiamo fatto Confini. La serata ha come oggetto il catalogo e io lo aprirò, sono sei cataloghi. Ogni laboratorio ha 15 minuti per poter raccontare quella che è stata la sua propria esperienza, 15 minuti massimo naturalmente, e io metterò sempre in visione il catalogo durante il periodo in cui il laboratorio espone la propria testimonianza. Quindi ogni laboratorio ha avuto la libertà di farlo come meglio credeva. Perché una delle cose fondamentali è proprio questo, lasciare che la creatività territoriale e di chi prende l'iniziativa di gestire il laboratorio abbia le più ampie possibilità, di espressione. Iniziamo dal primo laboratorio, che è il 110. Scusate un attimo. Condivido. Ecco, vedete il catalogo? Sì. Sì. Bene, allora do la parola a Marco Fantechi per la narrazione della sua esperienza. Bene, allora mi tocca il duro compito di rompere il ghiaccio, però da una parte è meglio così, essendo il primo non rischio di ripetere cose già dette da altri prima di me. Intanto grazie Silvano perché questa iniziativa mi sembra molto interessante. Abbiamo guardato tutti un pochino i cataloghi che tu hai pubblicato su Agora, però rivederli tutti insieme è un'esperienza diversa. È sicuramente più interessante. Io ho avviato il cronometro, così non rischio di parlare Grazie. troppo, ma sarò breve comunque. Intanto devo ringraziare anche Lia Muciarini, che è collegata dall'altra stanza, e Bruno Simini, che insieme a me hanno portato avanti questa esperienza del laboratorio Confini. Ed è stata un'esperienza veramente interessante anche perché si è arrivati a realizzare 57 lavori di 57 autori. Abbiamo lavorato sulle province di Firenze, Prato, Pistoia, Siena e quindi ecco, è stato molto importante anche l'approccio che quest'anno abbiamo dato, in particolare sperimentalmente su Firenze, abbiamo affrontato il lavoro del laboratorio proprio anche all'interno del corso di fotografia. Vedo che c'è qualcheduno anche di questi nuovi del corso che si è collegato e qualcheduno anche degli altri del mio laboratorio, quindi vi ringrazio. Lavorando all'interno di un corso strutturato che poi non è un corso di base, ma bensì un corso certificato FIAF che partendo un po' dall'ABC della fotografia, però ci porta anche a parlare di linguaggio di fotografia, portfolio fotografico e quindi era un corso a questo punto che lo chiamerei laboratoriale perché la finalità poi dei partecipanti era quella di trovare una chiave di interpretazione, quindi realizzare un lavoro, in questo caso l'abbiamo dato proprio sul tema. Questa esperienza è stata validissima,
E quest'anno con Totem e Tabù, tra l'altro devo ringraziare anche gli amici di Prato che hanno deciso di mettere su un laboratorio per conto proprio, per cui quest'anno le province che mi trovo a dover gestire sono solo tre: Firenze, Pistoia e Siena. Quindi ho anche più tempo a disposizione, più tempo per dedicare, quindi voglio proprio incominciare, e sto già fatto una serata, voglio proprio incominciare ad affrontare la tematica del laboratorio con un'introduzione sul linguaggio della fotografia e sul lavorare a progetto. Perché purtroppo ho notato che la tendenza è quella che una volta proposto il tema cominciano ad arrivare lavori che però non sono stati fatti per il laboratorio, ma bensì sono stati ripescati dall'archivio, nel senso che Confini, beh, vediamo un po', vado sul computer, un muro di sicuro lo trovo e quindi ecco ti propongo il lavoro Confini. Ovviamente ecco, con un approccio più didattico che porta i partecipanti a dover proprio lavorare sul tema, ma andando proprio a pensare alla chiave che si vuole dare e quindi poi dopo, solo dopo aver trovato il proprio concept di lavoro, andare a sviluppare le fotografie, è invece lo spirito, a mio avviso, del laboratorio. Per cui ecco, sto partendo con questo indirizzo e anche dopo l'esperienza dello scorso anno e spero di portare dei lavori ancora più strutturati con il prossimo laboratorio. Ovviamente è sempre una crescita, quindi ecco, questo è importante. Mi ha fatto molto piacere che sulla provincia di Prato si sia acceso un grosso entusiasmo. Sono arrivati a portarmi una ventina di lavori, quindi che addirittura poi hanno deciso di muoversi per quest'anno con le proprie gambe. Quindi ecco, questo è un modo, a mio avviso, anche di diffondere l'idea del laboratorio. Diciamo che in teoria io, come la Silvia anche, abbiamo lavorato più oltre che sui vari circoli, anche su varie province. Però è chiaro che per fare un lavoro, diciamo, ben strutturato, sarebbe importante non allargare troppo il discorso territoriale, altrimenti si rischia di fare tanto ma non fare bene. Ecco, quindi il fatto che una provincia riesce a muoversi da sola sui suoi circoli, non è importantissimo. Speriamo che il prossimo anno riusciamo anche a dare movimento autonomo alla provincia di Pistoia e anche quella di Siena, così abbiamo un laboratorio per ogni provincia, che sarebbe secondo me un po' il top delle possibilità. La Toscana ha avuto laboratori in tutte le proprie province della regione, per cui penso che il lavoro fatto è un lavoro interessante. Questo è successo già da subito perché la Silvia Tampucci ha lavorato sulla costa, io sulla Toscana interna. Poi l'anno scorso si era già staccato Arezzo, che con Stefano Stefanoni ha preso il suo numero di laboratorio e se l'è gestito per conto suo. Quindi, diciamo, andando avanti così, mi sembra che siamo proprio sulla buona strada. E sto affrontando già il tema Totem e Tabù e quindi varie riflessioni anche all'interno che ci stiamo scambiando anche tra io, Lia e gli altri del gruppo fotografico per poter, diciamo, stimolare questo nuovo percorso. Allora, mi sembra che io sono stato anche abbastanza telegrafico, 7 minuti, pensavo che
15 minuti durassero meno, invece sono abbastanza e sono sufficienti anche per dire queste varie esperienze. Non so se qualcuno vuole fare qualche domanda, o se Lia e Bruno, che hanno collaborato con me al Laboratorio Confini, vogliono aggiungere qualcosa. Se no, posso lasciare la parola a un'altra esperienza. Naturalmente continua la proiezione del catalogo fino alla fine, perciò se non ci Sì, sono altri interventi. posso aggiungere qualcosa circa le foto. Ovviamente abbiamo avuto, noi come vedete dal catalogo, praticamente abbiamo continuato a lavorare con i pannelli, perché ogni autore ha la possibilità di gestire il proprio spazio. Gli spazi sono uguali per tutti, perché il pannello 1,70 m stampato su Forex è uguale per tutti, e poi questo ci facilita. Ecco, Bruno mi dice che lui purtroppo non ha il microfono, ok? E Bruno Simini è quello che ha collaborato con me al laboratorio. Questo ci facilita il montaggio e lo smontaggio delle mostre. C'è da dire. Mentre continuano a scorrere i lavori, che abbiamo avuto la possibilità di organizzare una bella mostra a giugno, abbiamo trovato uno spazio abbastanza grande da contenere i lavori di tutti i laboratori della Toscana. Quindi siamo riusciti a partire bene. Adesso abbiamo un'altra possibilità espositiva che ci ha messo a disposizione il Comune di Vernio. Stiamo valutando la quantità di spazio, quindi faremo un'altra mostra. Abbiamo un invito anche a Colorno con una selezione di pannelli, e poi vedremo come scegliere, sembra, come abbiamo fatto lo scorso anno con una votazione tra tutti i partecipanti. E quindi ecco, bene, noi questo discorso dei pannelli in Forex ci aiuta molto, perché abbiamo una grossissima facilità nello smontare e nel rimontare la mostra. Poi, tra l'altro, siamo anche riusciti a ottenere una buona stampa. Chi è venuto a vedere la mostra a Firenze, a Campi, a Villa Montalvo di Campi a Firenze, ha avuto modo di vedere che, insomma, il lavoro è venuto bene, quindi siamo proprio soddisfatti, e penso che faremo così anche per quanto riguarda il prossimo laboratorio. Perfetto. 10 minuti, Silvano. È un record Ho eccezionale. Complimenti, ma 5 minuti in buona per il prossimo anno. certo, tieni conto così puoi rivendicarli. Ok. Allora, qui. Bene, abbiamo. Un attimo, scusa un attimo, riparto. Allora, qui è la cosa. Eccolo qua. Abbiamo il laboratorio 113, era di Francesca Sciarra e Anna Serrato. Prego. Francesca, senti? Il microfono. Prego, prego. O Anna, differente. C'è? Mi Si sentite? sente, si sente. Ok. Allora, dicevo, buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie Silvano di questa iniziativa. Io sono Francesca Sciarra, sono qui con la mia collega Anna Serrato e anche con alcuni dei partecipanti del Lab Confini. Allora, noi siamo a Napoli, non siamo un fotoclub, non abbiamo una struttura alle spalle, non abbiamo una sede, e quindi ogni anno ci organizziamo in piccoli gruppi, al massimo 15 persone.
e ci vediamo una volta al mese a casa di qualcuno di noi che mette a disposizione il suo spazio. Quindi diciamo lavoriamo in maniera un po' meno istituzionale, un po' più casareccia. Quest'anno con i confini siamo partiti in 14 e siamo arrivati in 13 al traguardo, quindi siamo soddisfatte dell'esperienza fatta. Allora, vi parlo un po' dell'esperienza dei nostri lab. Più o meno siamo al terzo con confini quest'anno, quindi avremo il quarto laboratorio, già lo abbiamo chiuso, abbiamo già i partecipanti per Toto e Metabù. Dunque, innanzitutto i nostri laboratori si svolgono in presenza, non online, perché sono basati sul confronto diretto, sulla conoscenza delle persone tra di loro. Ci si vede da vicino, ci si conosce personalmente, anche perché capita che arrivino anche persone che noi non conosciamo bene o non conosciamo affatto. Quindi per noi è fondamentale vederci da vicino. Abbiamo tre, diciamo, punti di riferimento, tre pilastri, diciamo così, fondamentali. Innanzitutto la libertà, cioè ognuno di noi ha libertà di movimento, può organizzare il suo lavoro come meglio crede, può affrontare il sottotema che preferisce, sempre sia pure diciamo, nel quadro del concept che poi ci siamo dati. E quindi alla fine il compito nostro, di Anna e mio, è quello di guidare questa carovana di fotografi lungo la strada per far sì che ognuno possa giungere, diciamo, alla meta con soddisfazione e con consapevolezza. Il secondo pilastro è l'attualità. Mi ricollego un po' anche a quello che ha detto prima Marco, cioè per noi i progetti vanno sviluppati nel corso dell'anno di laboratorio, dei mesi di laboratorio. Quindi partiamo tutti da zero, anche Anna ed io facciamo il nostro progetto. Non accettiamo foto d'archivio, quindi ci mettiamo tutti in gioco contemporaneamente, realizzando appunto obbligatoriamente delle foto nuove di zecca. È chiaro che se vengono utilizzate delle foto d'archivio, delle foto vecchie, e magari perché siano necessarie per richiamare, che ne so, un tempo passato, una situazione passata, però per il resto devono essere assolutamente tutte nuove. E a questo si collega poi il terzo pilastro, che è la continuità, cioè ad ogni incontro mensile bisogna fare un piccolo passo avanti, sia individuale che collettivo, cioè sia di ogni singolo fotografo, il suo progetto, sia collettivo dell'intero laboratorio. Perché poi alla fine questi progetti fotografici a media e lunga scadenza, come sono questi dei lab di cult, che cosa sono? Non sono altro che per noi come una sorta di cammino, no? Un viaggio lento in cui si prende consapevolezza anche delle proprie di quello che si vuole, di quello che si vuole esprimere, delle proprie capacità fotografiche. E quindi va fatto con continuità, cioè non si può pensare di portare subito un lavoro già fatto oppure di farlo all'ultimo momento, cioè ci vuole un percorso da fare tutti quanti lentamente ed insieme. Detto questo, diciamo che la struttura che noi vogliamo dare a questi laboratori è una struttura orizzontale, non verticale. Cioè non due docenti come dire, degli allievi, ma addirittura direi circolare, perché ognuno aiuta ed è aiutato dagli altri fotografi, comprese noi tutor che ci mettiamo in gioco anche personalmente. Quindi viviamo il laboratorio non come una somma di tanti fotografi, ma come un'entità, diciamo una creatura a sé stante, collettiva, che ci aiuta anche a vivere un momento di riflessione fotografica, appunto collettiva, che un po' tutti entrano nel progetto degli altri. Un'esperienza che quindi è al tempo stesso personale, intima, interiore, ma anche sociale, per cui ci si apre sia all'interno che all'esterno, cioè si deve scoprire qualcosa di sé, ma si deve scoprire anche qualcosa degli altri. Cosa non facile, però siamo convinte che tutti possano farlo.
Ultima cosa, noi a livello di organizzazione ogni anno facciamo qualche piccolo ritocco, quanto diciamo forti delle esperienze che abbiamo accumulato l'anno precedente, andiamo per aggiustamenti e questo ci aiuta anche a migliorare proprio e a crescere dal punto di vista organizzativo. Infatti, per esempio, quest'anno con Confini abbiamo sperimentato un'idea che era quello di dare comunque un aiuto anche didattico, progetto didattico che andremo a completare per Totem e Tabù, cioè dare ad ogni incontro una piccola lezione di, diciamo, di quelli che sono i momenti della costruzione del portfolio, quindi progettazione, comunicazione, editing e presentazione finale. E per me è tutto, passo la parola ad Anna che vi parlerà un po' del nostro concept. Eccomi, buonasera a tutti, grazie Silvano per questa opportunità. Allora, per quanto riguarda l'elaborazione del concept, siamo partiti da un'ispirazione letteraria, cioè da un personaggio presente nel libro di Baricco, Oceano Mare, che è questo personaggio, il professore che studia il moto delle onde e di quanto sia possibile stabilire qual è il confine tra la terra e il mare. Chiaramente questo suo studio è destinato a fallire perché è impossibile stabilire qual è il confine tra il mare e la terra, in quanto appunto l'acqua, elemento fluido, impedisce di stabilire questo. Quindi siamo un po' partiti da quest'idea del concetto del confini inteso come qualcosa di fluido che si può spostare. Chiaramente il concept nasce da una riflessione collettiva ed è nato quindi osservando i progetti in embrione dei vari partecipanti. Tutti trattavano confini da superare, da oltrepassare e da battere. Quindi abbiamo riflettuto sull'idea del fatto che il confine è una convenzione, è una prerogativa umana di costruirli, ma anche di abbatterli e superarli. Ne abbiamo bisogno per organizzare il nostro pensiero, la nostra esistenza, il nostro spazio vitale, però poi facciamo di tutto per abbatterli e superarli. Come avete visto dalla visione del catalogo, nel laboratorio, i vari autori si sono, come dire, misurati su alcuni temi un po' diversi fra di loro, cioè più che temi, l'idea del confine. C'è chi ha indagato su confini reali, quindi fisici, geografici, chi invece si è misurato con altri tipi di confini. Per esempio, c'è un lavoro sui social, quindi dove il limite tra il pubblico e il privato si è addirittura spostato o cancellato. Qualcuno ha indagato invece un altro confine reale, concreto, che è quello dei muri. I muri che nascono per separare, per dividere, sono discriminanti. Però questi muri invece oggi vengono trattati come delle enormi tele su cui dipingere, su cui gli street artist tentano anche di, come dire, riqualificare delle periferie urbane degradate. Qualcun altro si è cimentato invece nella dimensione dell'arte. L'arte è una dimensione umana nella quale l'uomo ha sempre provato a superare i propri limiti, quindi di superare i confini posti dalle generazioni precedenti. Quindi in questa nostra breve riflessione abbiamo cercato di porre l'accento sulla continua e perenne esigenza dell'essere umano di mettere barriere fisiche e mentali per la propria sopravvivenza, ma poi abbiamo visto che è innata anche l'apposta necessità, cioè di abbatterle e superarle. Crediamo che quindi, dalla visione del catalogo, spero che questa si evinca, crediamo che quindi tutti i partecipanti siano riusciti ad esprimere in maniera convincente il loro concetto di confini. Stasera abbiamo invitato due dei partecipanti a parlare della loro esperienza e quindi passo la parola prima a Daniela Faraon e poi ad Enrico Della Pietra. Buonasera a tutti, sono Daniela Faraone e questo è il primo laboratorio a cui partecipo. Poiché il tema confini mi attraeva moltissimo, ho deciso di sperimentarmi in questo percorso di lavoro a progetto. E dopo aver accantonato una prima idea che non potevo realizzare così come l'avevo immaginata, mi sono rimessa in gioco
E in questa nuova ricerca sono stati di fondamentale importanza sia il confronto con il gruppo, sia gli stimoli e le indicazioni di Anna e Francesca, le nostre tutors. Il mio intento era quello di creare un progetto che comunicasse chiaramente la mia visione di confine e che però trasmettesse anche le mie emozioni. In questo anno tutti noi ci siamo sempre sentiti liberi di esprimerci e questo ci ha consentito di creare un bell'affiatamento. E personalmente mi ha fatto superare le incertezze dell'inesperienza che avevo provato all'inizio. Posso dire quindi che alla fine di questo bellissimo percorso mi sono sentita soddisfatta del mio progetto e soddisfatta e contenta anche di tutti i risultati che ha portato questo laboratorio. Vissuto insieme, vissuto per un anno e vissuto veramente intensamente. E tanto che, diciamo, ho superato anche i miei confini di insicurezza, ho deciso di rilanciare anche quest'anno con il nuovo tema. Vi ringrazio e passo la parola a Enrico. Grazie, buonasera a tutti, sono Enrico Della Pietra. Io sono stato l'ultimo a entrare nel laboratorio, prima esperienza anche per me, anche perché io tornavo da un'esperienza all'estero, rientravo in Italia, cercavo in particolare un gruppo dove poter lavorare. E pur sapendo che uscendo a fotografare siamo soli, mi interessava fare un lavoro più o meno collettivo. Quindi quando ho incontrato Francesca, lei mi ha informato di questa opportunità e ho deciso, mi interessava anche l'argomento, il tema, e ho deciso di entrare immediatamente. Più che parlare del mio lavoro, che tanto vedete sul catalogo, voglio portarvi la mia esperienza, come l'ho vissuto. In pratica, a me quello che mi ha portato questa esperienza di un anno sono stati tutti gli incontri, questo lavoro collettivo, come ha anticipato anche prima Francesca. È stato veramente vissuto in maniera orizzontale, non c'erano gerarchie, per cui negli incontri ho avuto l'opportunità di vedere altri lavori profondamente diversi dai miei, che mi hanno arricchito, mi hanno fatto aprire altre prospettive, anche lavori che erano completamente lontani dalle mie preferenze. Discutendo insieme, questo mi ha spinto ad andare avanti al progetto e soprattutto a cercare di completarlo perché mi ha stimolato molto. Per me la parte più importante è stata l'editing finale, quando ho messo le fotografie sul tavolo e mostrate ai miei compagni di viaggio, abbiamo tagliato, organizzato, rimesso in ordine e sviluppato la parte finale. È stata, credo, la parte più ricca per me, al di là di quello che è stato poi il risultato finale. Va bene così, grazie. Benissimo, grazie. Grazie per il vostro intervento. Procediamo con l'altro. Parola va a Danilo Di Carpi del Lab, vedere, Ok, 114. 114. Ciao a tutti, grazie anche da parte di mia e del nostro club di questa interessante serata. Ecco, il nostro laboratorio diciamo che muove dopo tanti anni. Come dire, si fa forte di questa esperienza dopo tanti anni, dopo tanti anni che lavora a progetto, a tema. Noi abbiamo iniziato a lavorare a tema in maniera molto, molto soft, abbiamo cercato di andare avanti. Cercando di migliorarci, abbiamo attraversato un periodo in cui Silvano è riuscito a spalleggiarci in questo nostro percorso e fino a creare, a promuovere dei nostri lettori coordinatori che da soli stanno riuscendo a portare avanti questo laboratorio.
che è un laboratorio completamente condiviso perché sono loro a condurre, ma spesso e volentieri tutti gli autori presenti nelle singole serate che diciamo coordinano i progetti che vengono presentati, dando un loro giudizio, un loro riscontro al fine di tutti assieme di creare un progetto più consono, insomma, a quello che si vuole raccontare. E fin dall'inizio, se vado a memoria, noi siamo, questo di Confine è stata la 25, 26 edizione. Fin dall'inizio abbiamo iniziato questo percorso con degli approfondimenti, invitando degli autori che secondo noi potevano darci degli spunti al tema che di volta in volta avevamo scelto. Dopo queste conferenze, questi incontri, abbiamo cominciato noi a proporre i nostri lavori e appunto prima fra di noi, ma poi con Silvano e poi con i nostri coordinatori, siamo arrivati a produrre, insomma, dei mini progetti all'interno di questo mega progetto che abbiamo visto finora è enorme come possibilità di espressione. Ecco, io darei la parola a Stefania, che è una delle coordinatrici chiave, insomma, di questo progetto, che una volta tolta il gatto può parlare. Ciao a tutti. Allora, sì, praticamente noi nel nostro laboratorio siamo in quattro coordinatori perché oltre a me ci sono anche Massimo Mazzoli, Renza Grossi e Gabriele Bartoli. Però diciamo così che è un po' applichiamo un tutoraggio diffuso perché molto spesso ci sono alcuni soci del nostro circolo che ci danno una mano ed è sempre comunque aperta l'ascolto all'opinione un po' di tutti, anche degli ultimi arrivati. Quest'anno, come diceva Silvano, abbiamo aperto il tema dei confini con due conferenze di due autori che avevamo individuato potessero, insomma, aver toccato nel corso della loro storia, anche inconsciamente, il tema dei confini. Abbiamo incontrato Dario Apostoli e Fabio Moscatelli, che ci hanno un po' portato all'interno del loro lavoro e approfondendo un po' il tema dei confini. Dopo le prime conferenze, in cui facciamo anche l'approfondimento del tema, utilizzando i contenuti che Silvano e gli altri collaboratori di Agorà che estendono appunto gli approfondimenti del tema, incominciamo a portare le fotografie. Quest'anno, per il primo anno, in pratica il laboratorio si è svolto solo con membri del circolo, perché negli anni precedenti avevamo anche altri circoli che partecipavano, invece quest'anno ci hanno un po' seguito all'inizio, ma poi non hanno concluso il lavoro. Quindi è stato forse un po' più semplice rispetto agli altri laboratori che abbiamo sentito che hanno un'affluenza molto grande e sono più diffusi territorialmente. Noi invece siamo all'interno del nostro circolo. Gli autori che hanno partecipato sono 17 per lo sviluppo però di 21 progetti, perché come vedete ad 19. esempio sta scorrendo adesso Maurizio Ligabue ha fatto ben 3 progetti, un'altra nostra socia ne ha fatti 2 e poi ci sono anche invece soci che si sono accorpati per fare un progetto a quattro mani. All'interno del nostro catalogo ospitiamo anche un laboratorio che Danilo ha fatto presso una scuola media, quindi abbiamo un progetto fatto da ragazzi delle scuole medie e vabbè, il vincitore di un contest vicino al nostro territorio, del festival organizzato da Marco Brioni, che appunto ha svolto un progetto a tema confini ed è stato inserito all'interno della nostra mostra e del nostro catalogo. Tutto il lavoro si svolge praticamente circa dal mese di novembre-dicembre fino ad aprile-maggio. Seguiamo praticamente, a parte la fase degli scatti, tutto il processo di elaborazione del progetto, quindi
dalla fase embrionale della progettazione all'editing, fino anche a guardare insieme quale può essere la forma di esposizione che meglio si adatta al progetto. Noi non utilizziamo dei moduli prefissati, ma ogni autore può scegliere la modalità anche di espressiva e di presentazione che preferisce. Abbiamo un bellissimo locale all'interno del Palazzo dei Pio, la sala dei Cervi, che ha uno spazio di esposizione molto ampio e molto bello, e quindi cerchiamo anche di fare un'esposizione che sia accurata anche dal punto di vista materico, no? Quindi delle carte utilizzate, delle stampe, dei supporti con cui andiamo in mostra. Gli autori sono liberi di scegliere la tematica e svilupparla nel modo in cui preferiscono. Quest'anno abbiamo visto che il confine esplorato forse di più è quello diciamo così, della sanità mentale, no? Abbiamo parecchi progetti che sono orientati, forse anche perché nati all'interno di laboratori, con associazioni che si occupano di persone appunto con diverse difficoltà. Abbiamo parecchi progetti che sono andati ad esplorare appunto questo tipo di confine, e altri invece che sono andati ad esplorare dei confini territoriali. Abbiamo un nostro autore che ho visto presente stasera, che è andato a fotografare tutte le case cantoniere che si trovano praticamente sulla statale della Bettone del Brennero. Ha fatto un lavoro che speriamo poi sfoci anche in una mostra cioè personale di ampio respiro, con tutto il materiale che ha raccolto. Una nostra socia, quella che vedete in questo momento, Roberta, ha fatto un lavoro intimo sul suo momento di difficoltà, ma anche di rinascita, che abbiamo trovato tutti estremamente molto toccante. Quindi, come vedete, i temi sono i più vari, anche le forme espressive sono le più varie, ma la cosa bella è che riusciamo veramente sempre a collaborare, non ci sono quasi mai problemi di gelosia o di tenere la propria opera chiusa fino all'ultimo. Vedete anche una grande sperimentazione: questa artista, Rosaria Valentini, ha ricamato all'interno sulle sue foto, per creare una sorta di confine tra la realtà e l'immaginazione, ciò che è vero e ciò che può essere creato all'interno delle sue foto. Quindi lasciamo e godiamo della ricchezza espressiva di ogni nostro, come si può dire, coloro che, cioè, che seguono i laboratori, un laboratoriante, me lo invento, però insomma, siamo molto contenti di quello che abbiamo prodotto. Siamo stati ospitati in mostra a Sassoferrato, un allestimento bellissimo, devo dire. Qualcosa andrà anche in mostra a Colorno, e siamo stati ospitati anche in un comune qua vicino a Bagnolo. Quindi insomma, i nostri confini stanno un po' viaggiando e ne siamo molto lieti. Non so quanto tempo ci ho messo. Abbiamo alcuni minuti, se ancora. No, No, non so se Massimo vuole aggiungere qualcosa lui da esterno, da collaboratore esterno, da tutore esterno, che si collega online con grande fatica a volte. ci mancherebbe. Io sono felicissimo di poter ascoltare e confrontarmi con qualunque autore abbia voglia, desiderio e curiosità di confrontarsi. Insomma, mi sembra che questi laboratori siano estremamente funzionali, soprattutto per la grande libertà e serenità di confronto che li caratterizzano. Quindi sono molto felice ogni volta che mi capita di poter partecipare. Prego. Ok, direi che è quanto. No, no, direi questo è quanto, sì. Benissimo, Grazie. grazie Danilo, grazie Stefania, grazie Massimo e grazie a tutti Grazie i partecipanti di Carpi. Allora, andiamo al prossimo, che è il 115, che è il momento di Giancarlo Lorenzini. Aspetta, vado a prendere. Un attimo. Eccolo qua. Prego, Giancarlo. Buonasera a tutti. Abbiamo fatto un catalogo forse un po' troppo esteso, speriamo di starci nei 15 minuti.
Il nostro laboratorio è partito a luglio dell'anno scorso, quindi diciamo che ho avuto un percorso di circa un anno, 11 circoli coinvolti per quattro province delle Marche, delle cinque che sono, insomma, hanno partecipato sia appunto i membri dei circoli, di questi 11 circoli, ma anche i Sonic. Alcuni erano alla prima esperienza e questo è sempre una spinta in più per poter collaborare tutti insieme. 47 gli iscritti, molti si sono persi per strada e quindi alla fine sono venuti fuori 28 lavori di 25 autori. E come appunto diceva Marco, è un valore aggiunto quello delle riunioni in presenza. Noi le abbiamo fatte sia in presenza che online, anche per ragioni di distanza, perché Marco di San Benedetto per arrivare ad Osimo o per arrivare a un altro paese, Montepano, doveva percorrere una distanza di 80 chilometri, quindi io gli darei proprio la medaglia d'oro perché non è facile, così pure per la mostra che per lui è molto distante. Quindi facevamo circa una riunione al mese e quello che ho trovato molto importante e a cui tengo sempre tanto è stato il contributo di altri laboratori. Con il laboratorio del Piemonte, Massimo Pascutti e Monica Pellizzetti, che ringrazio ancora, Lab 135, abbiamo partecipato online alla loro presentazione, quindi l'online ci dà anche questa possibilità. Poi col laboratorio 114 di Danilo Baraldi, con una serata di introduzione tenuta da Renzo Grossi e Gabriele Bartoli, una serata di approfondimento con Claudia Johan, che come sapete il suo contributo è sempre molto importante, perché sempre è una docente, quindi ci dà anche altre prospettive. E poi abbiamo fatto due incontri di lettura portfolio con Walter Turcato, questo docente che è stato scelto da tutto il gruppo. Io lascio sempre massima libertà nel gruppo, quindi ho fatto scegliere a loro quale tutor avere per la lettura. Ognuno ha affrontato la tematica come meglio desiderava, anche dal punto di vista realizzativo, tutti tranne uno ha scelto di realizzarlo col portfolio e hanno toccato chiaramente aspetti diversi, molto disparati, dal limite interiore, personale, alle condizioni del meteo, quindi ai confini dati dalla calamità, come vediamo appunto questo qui di Libellina. E quindi terremoti, le alluvioni o i confini generazionali, i confini della morte, della salute, delle architetture che ci ingabbiano. Quindi noi ci scandalizziamo quando guardiamo gli animali in gabbia, ma in effetti siamo anche noi in gabbia, qualcuno ha ragionato. I confini dei sentimenti, la paura, il dolore, la dimensione di isolamento dei social, poi della mente, quindi desiderio di superare questi confini per una dimensione di libertà, l'adozione dei figli che cercano la propria identità. E poi alcuni hanno trattato anche il tema in maniera più creativa, quindi soffermandosi su questioni che riguardano la fantasia o anche confini tecnologici. Ecco, come diceva Marco, appunto importante è il gruppo in presenza. Si deve creare questa alchimia e non sempre è facile quando le distanze e le provenienze sono molto differenti. Per questo mi stava molto a cuore che ogni provincia avesse un suo laboratorio e grazie a Dio quest'anno si sono avviati per tre province, quindi quella di Pesaro, che non aveva mai partecipato, c'è cioè una realtà un po' particolare. Poi c'è la provincia di Macerata con un coordinatore che ha partecipato a tutti i miei laboratori e si è avviato anche un altro laboratorio per la provincia di Ancona, anzi di Ancona che ha partecipato a tutti i laboratori e poi per Ascoli sto trovando difficoltà perché Ascoli è fermo, ci sono delle realtà appunto un po' più isolate, quindi è un po' più difficile, vediamo insomma. Quello che tengo sempre nei laboratori è la discussione, cioè io coordino i laboratori, ma chi fa il laboratorio dico sempre sono i partecipanti, se tra di loro nasce quel clima di fiducia, di reciproco rispetto,
allora il laboratorio funziona e quindi quando i lavori vengono discussi tutti insieme, anche per questo è importante non avere tanti iscritti in un laboratorio, anche questo sottolineato, perché se si è una ventina di iscritti poi si riescono a vedere tutti i lavori man mano che si sviluppano, metterli in discussione, tutti ne discutono insieme. E quindi si trova la strada per trovare un risultato migliore di quel lavoro. Altrimenti, se si è in tanti, poi si fa più fatica, si vedono in maniera più frettolosa. Ho sempre rifiutato l'idea di ricevere io i lavori e visionarli. Cioè, il laboratorio è un laboratorio, quindi deve funzionare che tutti coloro che partecipano a questa esperienza devono essere coinvolti in prima persona, sia come fattore critico, perché devono imparare anche a osservare, a vedere cos'è che non va in un portfolio, sia per il proprio contributo di arricchimento, i propri suggerimenti, il proprio punto di vista. Ecco, è quanto, insomma. Bene, Credo che l'esperienza del laboratorio sia sempre molto importante. È molto importante che il laboratorio sia vissuto dal di dentro e non dal di fuori. Quindi portare dei lavori vecchi è assolutamente inutile, bisogna sempre partire da zero e poi, come dicevo prima, ringrazio tutti i contributi degli altri laboratori perché magari noi facciamo un tipo di approfondimento, ma gli altri ne hanno già fatti altri da diversi punti di vista. Questo ci aiuta ad approfondire di più il tema ed anche ad allargare gli orizzonti. Abbiamo esposto alcuni lavori invitati a Sassoferrato, abbiamo fatto una mostra in luglio a Mondavio e questo ci ha permesso di farci conoscere nella realtà del Pesarese. Infatti, appunto, dicevo, si è avviato questo laboratorio a Pesaro dove invece no, non ha mai partecipato nessuno. E poi adesso il 2 dicembre faremo la mostra di tutto il laboratorio a Montecosaro, un altro paese del Maceratese, e quindi tutti i lavori verranno esposti. Stamperemo anche un catalogo in tiratura limitata perché come sapete voi ci sono sempre dei costi da affrontare, non è facile, e quindi rimarrà, ecco, il catalogo per me è sempre molto importante, rimarrà una traccia di quello che si è fatto, oltre chiaramente quello digitale, come ringraziamo Silvano perché ce li pubblica, e poi anche però un catalogo da tenere nel fotoclub, insomma, come traccia di quello che si è svolto. I lavori sono ancora un po', però se Sì, riusciamo a vederli tutti. vi vediamo tutti, non preoccupate. Abbiamo fino a 7 minuti se vogliamo, quindi Il discorso magari. che è stato fatto di mettere a disposizione dei tutor anche online, e questo è fondamentale perché spesso con il fotoclub non è facile trovare appunto il rimborso spese, quello dell'online a costo zero, come diceva Silvano, per le riunioni, ma anche per i tutor che gratuitamente mettono a disposizione la loro esperienza, è molto molto importante. Poi per quanto riguarda la stampa, abbiamo cercato di curare anche quella, ognuno ha scelto di realizzare o il pannello, perché in molti casi, come diceva Fantechi, il pannello ci semplifica le cose laddove c'è difficoltà a fare un allestimento più particolare, perché poi le immagini che ne sono risultate sono oltre 200, quindi ci vorrebbe per allestire anche molto tempo. Però qualcuno ha anche fatto degli interventi manuali sopra le foto, incollando, questo grazie anche al suggerimento appunto durante le. Quindi sono tutti tasselli che tra loro vanno a formare il mosaico del risultato finale del laboratorio. E questo è molto importante. Qualcuno non è riuscito a portare avanti il proprio lavoro perché è troppo coinvolto emotivamente, ma io penso che anche il percorso interiore che si fa, anche se non si produce l'opera finale, sia molto molto importante per la propria formazione. Noi avevamo scelto di fare questo catalogo più esteso, cioè con tutte le singole foto, poi riepilogo, per poi far leggere insomma meglio il lavoro. Però in questo caso ce ne occupiamo un po' troppo tempo, insomma.
Ho visto il fatto di vedere poi i cataloghi di tutti, amplia gli orizzonti ulteriormente, ho visto dei lavori bellissimi, faccio veramente i complimenti a tutti. Ecco, Silvia ha fatto questo catalogo che metteva a disposizione di chi lo volesse, e anche questo sarebbe molto bello. Anche Carpi, ho avuto il catalogo di Carpi, quindi anche questo sarebbe una cosa da fare, però non sempre è possibile. Sono le ore 22. Upla. È la sveglia. Ehi. Anche i fatti d'attualità nel laboratorio sono sempre, coinvolgono sempre, insomma, quindi anche Certo. per guardarsi intorno, per vedere come sta andando il mondo, insomma, anche questo è uno strumento. Poi ecco, come questa autrice, affrontare le proprie paure, affrontare la propria interiorità che non si è mai affrontata. Ecco, io penso che anche un contributo, come sta facendo Silvano, sui post, ma anche un contributo per chi vuole di scambio tra i laboratori sia molto importante, e anche di docenti che danno sempre un passo in più al laboratorio, secondo me è un arricchimento. Alcuni sono autori che hanno molta esperienza, altri, come dicevo prima, sono alla prima esperienza, quindi trovano tutto nuovo, trovano. E ogni volta è bello anche questo, che ogni volta il gruppo è nuovo, non sono sempre gli stessi fotografi a farlo. Alcuni sono a più esperienze, altri invece variano di volta in volta. Questo è bello anche perché ogni volta il laboratorio è completamente azzerato in tutto, insomma. Diciamo che il laboratorio, come dicevo prima, è durato un anno, ma penso che sia un tempo giusto più o meno. Quest'anno forse per me durerà di meno, anche per gli altri che si stanno avviando adesso. Quello di fare mostre in più luoghi, anche quello è importante perché tutto il lavoro che poi si fa di stampa, l'impegno per editarlo e tutto, poi vede visibilità, questo è importante anche per l'autore. Ecco, come Marco Lo Giudice, che più lontano, come dicevo, 80 km si faceva ogni volta, ha affrontato un'esperienza del tutto personale, che è quella dell'adozione, e questo anche personalmente gli è servito molto per approfondire certi aspetti, per prendere anche in considerazione l'adozione sotto altri punti di vista che sono venuti dalla discussione con gli altri, insomma. Giancarla, ti vengo un attimo in aiuto per Brava. allungare il tempo? No, perché notavo che comunque c'è un ulteriore argomento da poter mettere, perché sono anche progetti che poi vanno a finire nei laboratori di portfolio online, no? Quindi questa possibilità, no, di letture di portfolio che ci sono prima della stagione, diciamo così, di Portfolio Italia, dà però l'occasione anche agli autori di confrontarsi nei tavoli di lettura virtuali. Infatti riconoscevo molti dei lavori che sono all'interno del vostro laboratorio. Per cui cioè sta diventando veramente un grande momento di condivisione e di unione un po' per circoli e fotografi di tutta Italia, insomma, è un bellissimo movimento. E poi bello poi che questi lavori anche creativi, oltre
ogni volta si arricchiscono e quindi c'è anche il confronto sul significato. C'è anche Stefano Riginelli stasera. Se vuoi dire due parole tu sul laboratorio, dell'esperienza che hai fatto. Non lo vedo più adesso, però. Stefano. Beh, come vi dicevo, la proiezione è molto lunga, non vorrei rubare troppo spazio, ma adesso arriveremo in fondo piano piano. Stefano, non ti sentiamo. Se accendi il microfono. Adesso. Sì, No. adesso ti sento, Stefano. Ecco, sì, ok, niente, la mia era un'idea così un po' diversa dal solito, cioè ho cercato di fare un qualche cosa, di proporre un qualcosa di diverso, apparenze, no? Il titolo era proprio quello, cioè cose che appaiono ma che in realtà provengono da altre cose ancora. E quindi è un qualche cosa in divenire, insomma, un'idea così un po' creativa, se vogliamo, ma diciamo che anche questa, no, tutto sommato, è fotografia, cioè usare la fotografia per ricreare altre cose. Ecco, tutto lì. Grazie della vostra attenzione. Benissimo, grazie al Lab di Giancarla Lorenzini. Bellissimi lavori e numerosissimi. Vedo tanti autori che hanno fatto più di un lavoro. Colpisce. Bene, adesso la parola al Lab 116, che è di Paolo Tavaroli. Buonasera a tutti. Bei Sì. lavori, serata ben concepita, complimenti a tutti. Sì, mi chiamo Paolo Tavaroli, sono il presidente del Circolo San Giorgio di Albenga e coordino questo laboratorio che è partito come laboratorio del Savonese, se non che nel Savonese ci sono due grossi circoli, il nostro di Albenga, quello di Savona, e due circoli un po' in sofferenza. Ranzi di Pietraligure e Celle, che di fatto quasi esiste pochissimo in FIAF. E quasi subito il laboratorio si è allargato un po' a tutto il ponente, qui partecipano ma diversi soci del circolo di Sanremo, che invece è un grande circolo, quindi di fatto è composto da Savona, Albenga e Sanremo, quindi un po' del ponente Ligure. È praticamente Confini, è stato il nostro terzo laboratorio, e svolto tutto in presenza, e secondo me è stato un po' quello della maturità. Il primo, io diciamo sono un po' un uomo ponte, perché da ragazzo ero molto nel circuito artistico, scrivevo riviste, roba. Poi vicende diverse mi hanno fatto un po' tenere sempre la fotografia lì nel cuore, ma poco tempo per farla. Quando nel 2000 mi sono riavvicinato e sono entrato in FIAF dopo alcuni anni da Sonic, il primo mondo che qui da noi mi è apparso davanti è stato quello dei concorsi, quindi io ho partecipato molto e partecipo ai concorsi che mi sono serviti per tante cose, soprattutto per amicizie, anche gratificazioni, eccetera. Però è un mondo che mi è sempre stato un po' stretto. Per fortuna la FIAF ha moltissime anime, cosa che mi piace assai perché mi permette come presidente di circolo di cercare di dare a tutti i miei soci la possibilità di seguire ciascuno la strada più congeniale, e quindi non vedevo l'ora di riuscire a entrare in questo mondo dei lab. Appena mi si è presentata l'opportunità, l'ho accolto con grande entusiasmo. Il primo anno è stato quello di Effimero l'Eterno, penso che lo ricordiate, per noi è stato uno shock, però credo di avere trasmesso questo entusiasmo a chi ha partecipato, quindi eravamo e siamo tuttora forse un po' i neofiti di questo mondo, ma c'è stato un grande entusiasmo, eravamo tanti, insomma, molto ingenui, insomma, i lavori erano quelli che erano, ma ci siamo impegnati al massimo. Ovviamente i primi anni ci appoggiavamo tanto su tutte le esterni, che sono stati, soprattutto è stata Orietta Bai, che è la nostra delegata regionale ed è tutor della fotografia e poi docente ultimamente.
Il secondo laboratorio è stato quello che è cominciato come ambiente, poi sapete tutti meglio di me, si è allargato al progetto nazionale, ma ha vissuto a cavallo dei micidiali periodi Covid e quindi insomma è stato un po' dispersivo, sia nel senso che era un tema molto vasto e sinceramente è più bello quando i temi sono più ristretti, non vedevamo l'ora di tornare a un tema come confini. E poi disperso perché proprio è sparita la gente, no? Era dispersivo anche dal punto di vista personale. Quindi come numero ci siamo un po' ridotti. Siamo partiti presto quell'anno, quindi avevo tantissimi iscritti, ma poi ne sono spariti tanti, soprattutto quelli dell'entroterra. Erano sbucate persone di paesi come Calizzano, però posti un po' impervi, eccetera. Secondo me Confine è stato un po' come dire, laboratorio della maturità, perché siamo rimasti un gruppo più piccolo, una ventina, ma ragione, chi diceva è forse il numero ideale, e credo che abbiamo cominciato a fare qualche lavoro un po' più interessante. Siamo stati un po' più bravi sempre nello scatto singolo, probabilmente lì è il mio cattivo esempio, ma stiamo migliorando, credo, nel portfolio, cioè si comincia finalmente a avere qualcosa di buono, a mio giudizio, insomma, anche nel portfolio. E qualcuno di noi comincia a partecipare anche alle letture per foglio, per esempio la Rita Baio, che comincia a farsi conoscere anche in questo. Secondo me, io, essendo un po' un nuovo ponte, appunto, tra questi mondi, no, probabilmente anche qui, nella zona del Ponente Ligure, in Liguria, sto facendo un po' da ponte. È una terra un po' difficile per la cultura in particolare, ma figuriamoci per la cultura fotografica, quindi è sempre una lotta. E, ho passato tutta la mia vita professionale a combattere pregiudizi e luoghi comuni, lo sto facendo anche sul Dipartimento Cultura e comincio a vedere i primi frutti. Insomma, sono abbastanza contento e così, visto che anche le immagini si commentano abbastanza da soli, le potete vedere. Io mi piacerebbe darvi più che altro delle buone notizie. La prima buona notizia è che durante l'anno del Covid, dopo 13 anni di seminomadismo del mio circolo, abbiamo trovato una sede molto bella e anche culturalmente prestigiosa, perché Casa Girardenghi a Peagno, un piccolo borgo tra Acerriera e Albenga, su una collina che guarda il mare ed è che era stata restaurata e ristrutturata da case del Seicento, con un investimento enorme per farci casa della cultura. Non ha mai funzionato granché e ultimamente era pur bellissima, chiusa. E siccome durante gli anni del Covid il mio circolo per la formula che ha è stato paradossalmente molto attivo durante la quarantena, facendo libri, un po' di tutto, ci siamo messi in luce e il comune ce l'ha proprio affidata dicendo: guardate, se la tenete a posto e ci fate manifestazioni culturali, ve la diamo in convenzione. Io non ci potevo credere. Questa sede così bella, così suggestiva per le serate, ha fatto sì che anche il laboratorio di cult è decollato ed è diventato un po' il punto di riferimento tra te che quelli di Sanremo. Sanremo è una città molto grossa rispetto al Benga. Non ci pensano neanche a farla a Sanremo, cioè vengono tutti qui e vengono serate molto, molto interessanti e molto carine. Quindi questa è una notizia che poi si allaccia all'altra, no? Io ho pensato di fare, per chiudere confini, una serata di confine. Siccome stavamo presentando la mostra conclusiva, quando è arrivata la notizia che il nuovo laboratorio si sarebbe chiamato Totem e Tabù, allora abbiamo pensato di spostarla e farla proprio al confine tra confini e Totem e Tabù. Quindi il 29 settembre abbiamo questo incontro in cui presenteremo il lavoro di Confini in una serata pubblica, tra l'altro aperta a tutti, speriamo proprio che abbia un discreto impatto, attraverso anche un audiovisivo, perché le foto del catalogo sono molto meno rispetto a tutte quelle che abbiamo prodotto, sono foto, diciamo, abbiamo fatto una sintesi e quindi abbiamo preparato un audiovisivo abbastanza bello e suggestivo e poi io presenterò Totem e Tabù attraverso una serie di immagini e i concept che sono stati già elaborati, che sono molto buoni secondo me.
speriamo proprio, insomma, dovremmo esserci e raccoglierò le iscrizioni, quindi sappiamo già che ci saremo per Totentebù, ma sono convinto che torneremo anche un po' a crescere, soprattutto appunto a tirar dentro una serie di giovani creativi che sono entrati di recente nel mio circolo. Vorrei riuscire a affascinarli e portarli tutti dentro, perché una bella novità è che stanno, insomma, entrando dei ragazzi sui 30 anni che sono già bravissimi, cioè non hanno bisogno di corsi, di niente, quindi sono ma veramente creativi, cresciuti con Instagram, una grande cultura visiva. E vorrei vedere se riesco a trascinarli dentro il lab. Dopodiché, un'altra notizia che vi posso dare, un po' carina, a me piace guardare al futuro con ottimismo, è che abbiamo deciso di fare un libro su confini, perché forse un po' presuntuosamente, ma l'idea è nata dalla introduzione del direttore Silvano, cioè avere la possibilità di avere questa bella introduzione. Mi ha gasato abbastanza, ho detto sì, ma questa è sprecata per il nostro catalogo e quindi pensiamo di fare un libro. È già abbastanza, è già impaginato praticamente, quasi fatto, con mia grande gioia a tutti i partecipanti al laboratorio hanno già prenotato ognuno 5, 10, 20 copie, quindi stiamo dentro anche con i costi, lo autoprodurremo e così rimarrà questo bel lavoro, perché ripeto, Confini per me è stato un po' finalmente il raggiungimento di una certa maturità nel lavoro. Poi ditemi voi che siete più esperti, spero si veda, ecco, io non ho la vostra preparazione all'interno del Dipartimento di Culte, quindi mi affido anche tanto al vostro giudizio. E infine la buona notizia è che proseguendo in questa missione di spargere un po' il verbo del Dipartimento Cultura, noi abbiamo un concorso che si chiama Città di Ceriale, concorso nazionale, continuando il discorso di fare un po' il ponte tra il mondo dei concorsi e quello del Dipartimento Cultura, inseriremo dal prossimo anno il tema del portfolio dentro il concorso Città di Ceriale. E Bellissimo. poi la mia prossima idea è un appuntamento con qualcuno di voi. Per fare qualcosa col portfolio anche in piazza ad Albenga, una città romana e medievale molto bella e merita. L'avevo già fatto nelle manifestazioni internazionali di alcuni anni fa e ci riproveremo. Grazie Paolo, bellissimo, bellissime notizie dal Oh, ponente. grazie a voi. Ci hai dato tantissima energia anche tu, come visione. È giusto vedere anche progredire le cose, da un inizio a vedere i percorsi. Bene, siamo all'ultimo catalogo, il Lab DQ 121 di Tiziana Mastropa, coordinato da Tiziana Mastropasqua e Paolo Caivano. Prego. Eccoci, buonasera. Scusate, ci siamo introdotti nella vostra giornata, ma io non potevo durante l'altra data, quindi ho chiesto questo favore. Allora, vabbè, faccio anch'io i ringraziamenti a Silvano che ha una forza inaudita e organizza sempre delle attività stimolanti. E quindi è bello che ci sia poi una base così forte sotto un lavoro che comunque dura un anno e quindi cerca anche un suo respiro. Stasera sono qui con Paolo che invito a supportarmi nel racconto di questo laboratorio e con anche alcuni partecipanti al laboratorio che invito a supportarmi nel racconto al laboratorio perché poi credo che oltre alle mie, diciamo, chiacchiere da tutor che non fa altro che apprendere di anno in anno cose importanti dai partecipanti e sono importanti poi anche gli incontri di chi vi partecipa. Io ho la fortuna di seguire un gruppo che bene o male è cresciuto dall'effimero l'eterno fino a confini e si spera tabù.
perché ancora non abbiamo, diciamo, chiuso, e quindi non abbiamo chiuso questo e quindi riaperto l'altro. Ed è interessante, diciamo, sempre riuscire a cogliere, i passaggi che le persone fanno, soprattutto quando appunto si seguono un lasso di tempo che ormai è pari a 3 anni. Silvano, correggimi se sbaglio, se è effimero Sì. eterno quando 3 anni fa, sì. Mi chiedi uno sforzo che non riesco a fare. Perché, perché comunque poi c'è stato il Covid, quindi ha perso un Sì, attimo no, del tempo si va su Agorà e si trova tutto. Probabilmente sono quattro e mezzo, capito? forse 4 e mezzo, sì, ed è bellissimo quando si vede, si segue una persona per 4 anni e mezzo e si vede una crescita esponenziale, quindi proprio del linguaggio fotografico, che comunque oggi ha un'importanza estrema e rilevante proprio nel mondo dell'arte, quindi è proprio importante sviluppare non tanto quella che sia la tecnica fotografica, ma quanto, secondo me, la mia visione, è quello che è il linguaggio e l'efficacia della comunicazione attraverso la fotografia. Confini, quando è stato presentato, è stato un tema acclamatissimo perché ampio, però ampio nel senso di aggrappare proprio diverse visioni, da quella onirica a quella invece più pratica e, come dire, di reportage. Quindi in qualche modo lasciava spazio ad ogni partecipante poi di sviluppare la propria attinenza, senza dover rientrare magari in un campo dove diciamo non navigava a proprio agio. E abbiamo appunto cercato di lasciare la libertà più assoluta ai partecipanti, e ognuno si è, ecco, adesso per esempio stiamo vedendo le fotografie di Luigi, che vi assicuro non sono un fotomontaggio. Quindi ognuno è stato libero praticamente di sviluppare la propria follia anche nel tema del confine e portarla fino all'estremo e sperimentarla. È un tema che ha spronato tantissimo i partecipanti, e questo già, diciamo, è una base molto solida quando si inizia un laboratorio, perché vuol dire che i singoli partecipanti appunto sono dentro quello che si sta facendo. E poi, naturalmente, nel corso del laboratorio è anche interessante capire come c'è un'evoluzione nella stessa idea progettuale, che magari parte da un punto, ma a un certo punto si trasforma completamente, diventa altro, si arricchisce, oppure cambia totalmente, lasciando solamente, diciamo, un vago ricordo di quello che era l'idea iniziale. Questo per me è sempre molto stimolante, perché quando da di fuori guardi questo tipo di evoluzioni, in qualche modo è anche una sorta di sfida, no? Per chi è di fuori, chi segue, chi in qualche modo incoraggia il percorso ad andare verso punto, un punto, oppure se ritornare praticamente al punto di partenza. C'è una fase iniziale dei laboratori in cui praticamente è pura sperimentazione. E gli ultimi scatti, cioè quelli definitivi, quelli in cui praticamente si decide effettivamente qual è il portfolio da consegnare, è veramente, diciamo, quasi al termine. E in questi anni di laboratorio noi abbiamo anche cercato un pochettino, soprattutto dall'anno scorso, di prenderci un tempo per pensare anche all'installazione mostra che accompagna le fotografie. Cioè, stiamo cercando di approfondire anche qual è proprio il discorso completo che un progetto fotografico include. Non solo lo scatto, ma anche in qualche modo come esporre lo scatto affinché vi sia nell'esposizione stessa il concetto da voler esprimere. E anche questa è una sfida, anche questo è stimolante. Ci prendiamo proprio un tempo, diciamo, finale del laboratorio per fare ciò.
Infatti non abbiamo ancora fatto la mostra confini, siamo quasi, quasi pronti, siamo al confine. e quindi, niente, per quanto mi riguarda, da tutor che fondamentalmente impara ogni volta e si arricchisce ogni volta e ruba immagini nella sua testa ogni volta dai partecipanti, io mi sento veramente di ringraziare le persone che si affidano in qualche modo e che si affidano e che si mettono in gioco, che è una cosa difficilissima. Pensare comunque anche su temi molto personali, perché ce ne sono in questo catalogo di temi personali che toccano comunque corde interne, pensare di condividerlo con gli altri, secondo me per fare ciò ci vuole un coraggio grande che va stimato. Io sono veramente onorata di riuscire poi a condividere con i miei ragazzi, concedetemelo, questo tipo di percorso. Non so in realtà cos'altro aggiungere. Paolo, dimmi qualcosa anche tu, aiutami in questo percorso. Mi chiami... Allora, che raccontare di questo lavoro di confini? In realtà siamo partiti che eravamo 22 e qualcuno l'abbiamo anche perso per strada, quindi sono restati 14 autori. Che dire, io sinceramente sto collaborando con Tiziana da un paio d'anni e posso affermare senza ombra di dubbio che ogni anno imparo sempre qualcosa di più. Imparo qualcosa di più principalmente non tanto dai ragionamenti fatti con Tiziana separatamente, ma quanto dai ragionamenti fatti con tutti gli autori durante le discussioni su ognuno dei loro lavori. Quello di Confini è stato un percorso molto interessante perché... ognuno di questi lavori raccontava un proprio sé dell'autore. Ognuna di queste fotografie che costituiscono questi lavori aveva sempre un qualcosa che ti toccava guardandole. E quindi si restava emozionati anche a guardare la semplice fotografia di tutta la sequenza del lavoro. E tra l'altro, mi riallaccio a quello che diceva Tiziana, noi non abbiamo mai indicato precisamente se la stampa doveva essere fatta in un modo, abbiamo sempre lasciato la libertà agli autori di scegliere sia il supporto su cui stampare, sia il formato su cui stampare. E abbiamo fatto, perlomeno questo con Ambiente, Clima e Futuro, un primo approccio di lavoro per l'installazione di tutto il progetto. Adesso stiamo lavorando e ci siamo quasi a un punto di conclusione all'installazione di questo lavoro di confini. E forse anche questo è uno degli aspetti e i punti da guardare prima ancora di chiudere tutto il lavoro. Così ognuno degli autori si rende conto di dove si può arrivare facendo un racconto fotografico legato a un tema. Non so, vorrei passare la parola a qualcuno degli autori se sono interessati. Dai, se ce n'è uno. E Luigi, vai. Sì, no, vabbè, buonasera. Volevo parlare di due confini in particolare con cui ho dovuto lavorare in questo lavoro. Un primo confine molto personale che è stato messo in luce da Claudia Johan. Mamma mia ragazzi, che botte che ci ha dato, ma schiaffoni proprio, mamma mia. Sì. Claudia Johan, a un certo punto io ho detto basta al diavolo, lascio tutto, non voglio sapere più niente, questi mi massacrano solamente. Però invece questa cosa... appunto perché noi abbiamo i confini legati al nostro ego, questa cosa mi ha permesso di
rivedere il lavoro, capire cosa era stato detto e raggiungere il confine per poi superarlo. E quindi, diciamo, questa è stata una vicenda personale molto divertente, in cui ovviamente un intervento esterno ti fa vedere meglio quali sono i tuoi confini interni, perché da dentro non si vedono, ma anche da dentro includo anche Tiziana, no? Che chiaramente ci accompagna, ma lei è coinvolta emotivamente, quindi diciamo Tiziana non ci prenda schiaffoni, per cui gli schiaffoni, insomma, fanno uscire dal proprio confine dell'ego circoscritto. Poi volevo parlare di un altro confine, come diceva Paolo, quello dell'immagine bidimensionale. Noi diciamocelo fra di noi, la fotografia è molto ormai limitata, cioè ha grossi confini. È bidimensionale, si è perso il tempo per strada che ha regalato al cinema. La fotografia è limitata all'interno di confini che sono quelli della cornice. Il fatto di cercare l'installazione è la ricerca di passare, è il tentativo di oltrepassare questi confini. Innanzitutto di superare il confine del significato, del significante che è la fotografia. Cerchiamo una semantica all'interno delle relazioni che ci sono fra le fotografie. L'installazione ha questo compito di cercare non solo un metalinguaggio, ma anche il significato di quello che c'è all'interno delle fotografie. L'installazione per noi questo significa. Alla fine spendiamo questo tempo perché noi vorremmo dare alla fotografia, cerchiamo di dare alla fotografia questo significato che va un poco oltre il significante che sta sull'immagine bidimensionale. Certo, è un lavoro inutile perché non ci riusciamo, però, come sempre si dice, la strada è la cosa importante, non il raggiungimento, perché sappiamo che il cinema ha il tempo, che la scultura ha le 3 dimensioni, però anche la fotografia, intesa in questo modo, senza confini e preconcetti culturali, può dire la sua. Quindi, viva le botte di Claudio Ioan, viva la tridimensionalità delle installazioni e speriamo la prossima volta di fare qualche fotografia che si muova, così insomma aggiungiamo un poco di brio in più. Grazie. Sì, l'incontro con la Ioan è stato estremamente formativo e anche trovo molto giusto perché, come diceva Luigi, anche il tutor che in qualche modo vive dal di dentro i progetti che nascono, crescono, in qualche modo si sviluppano con tutte le difficoltà possibili, è coinvolto emotivamente. Una persona ancora più esterna che ti fa notare, non corregge in un termine sbagliato, ti aiuta, diciamo, in una direzione diversa, magari più giusta rispetto a quella presa, secondo me è stato essenziale a metà del laboratorio. Perché effettivamente ci sono delle cose che prevedono un occhio ancora più esterno. E, infatti non c'è stasera, ma la ringrazio, se vedrà la ripresa della conferenza, la ringrazio tantissimo. Certo. Benissimo, complimenti a Tiziana Mastropasqua, Paolo Caivano, che ha intervenuto poi alla fine. Siamo a dei livelli molto molto alti e mi fa molto piacere perché i laboratori sono proprio l'ambiente nel quale queste crescite possono avere un senso, è vero, anche collettivo, perché quando si cresce insieme è qualcosa che ci appartiene. Già anche stasera penso sia stato molto utile guardare i cataloghi mentre ci siamo ascoltati l'un l'altro. Siamo una potenza impressionante, eh? Vedere la creatività che abbiamo messo in evidenza con i cataloghi è fantastico. Non averli fatti avremmo sicuramente perso per strada tante cose che invece adesso abbiamo a disposizione. Se qualche catalogo vi ha attratto, potrete andare su Agora di Cult e lo potrete ritrovare, no? Il fatto di guardarsi l'un l'altro vuol dire incoraggiarsi, vuol dire imparare gli uni dagli altri e trovare anche tanta energia. A me questa sera sembra stata una serata veramente formidabile. Quindi andiamo avanti con coraggio perché ne abbiamo fino a fine ottobre, perciò ci saranno tante occasioni per rivederci. Ovviamente
non ci saremo mai tutti, cambieremo in base alle geografie dove, che i laboratori ci porteranno a osservare. Bene, c'è qualcuno che vuol dire qualcosa alla fine? Se no, spengo la registrazione.